Abbiamo il piacere di avere con noi Fabio Liverani, allenatore degli allievi del Genoa. Avete appena finito la partita, innanzitutto soddisfatto della prestazione dei ragazzi? Ah, sono soddisfatto perché hanno provato a giocare sempre a calcio, quindi è quello che proviamo a trasmettere. È una squadra che è un po' mista, quindi abbiamo dei ragazzi che non si sono mai allenati con noi, quindi non è che si può avere tantissimo, però il sacrificio, la voglia di divertirsi, questa è la manifestazione apposta per quello. Il risultato poi lascia il tempo che trova, però l'importante è che i ragazzi vivano con entusiasmo. Ecco, cosa significa per te allenare i giovani dopo l'esperienza del calciatore che è terminata da poco tempo? Ma io ho sempre detto che è la cosa che li ringrazio ogni giorno, perché grazie a loro da quando ho smesso non ho mai avuto il rimpianto del calcio, quindi vuol dire che mi hanno trasmesso tanta passione e sono contento di questo. Ecco, il torneo serve ovviamente anche per vedere qualche ragazzo in prestito, no? Che sì. Voi avete avuto, che giudizio puoi trarre? Un ragazzo molto interessante. Stiamo parlando di Masala. Masala è un ragazzo molto interessante, si è integrato bene, gioca bene a calcio, è un ragazzo tatticamente intelligente, quindi penso che è un buon prestito e possibilmente sarà sicuramente una cosa positiva per lui. Ecco, che caratteristiche deve avere un ragazzo per poter fare strada nel mondo del calcio, pur con tutte le difficoltà legate alla carriera, che dipendono anche da altri fattori? Ma la qualità fa parte come prima cosa, poi la voglia di arrivare, di fare sacrifici, che sono tanti per ragazzi di 15-16 anni che si apprestano a fare uno sport in questo momento, ma che non gli dà delle certezze. Purtroppo questo è il bello anche del calcio, loro devono abbinare scuola e calcio e possibilmente non perdere mai la passione di fare sacrifici e giocare a calcio. Ecco, il Genoa a livello giovanile è sicuramente una realtà importante del calcio italiano. Secondo te tra qualche anno si potrà avere un cambiamento a livello nazionale, visto che i giovani in Italia non sempre trovano spazio? Purtroppo è una mentalità difficile da cambiare, perché in Italia si vuole tutto e subito partendo dai risultati, e probabilmente con i giovani non si può avere questo. Sotto il profilo del Genoa penso che negli ultimi anni ha lavorato benissimo, hanno vinto dei titoli al settore giovanile, ma più che altro hanno creato un grande patrimonio per la società, che sono giocatori che giocano in A e in B in pianta stabile, ed è un grande patrimonio, quindi è un grande lavoro fatto dai responsabili del settore giovanile, ma soprattutto da tutta la società. Certo. Per chiudere mando un messaggio a tutti i partecipanti alla seconda edizione del torneo di Bose. Ma io mi hanno già parlato molto bene di questo torneo, penso che sicuramente è la voglia e il piacere di stare insieme tutti i ragazzi, è organizzato molto bene per familiarizzare, per fare stare bene in una realtà come la Sardegna, che è molto ospitale, quindi penso che sia un bellissimo torneo. Benissimo, noi ringraziamo Fabio Liverani, grazie Fabio e in bocca al lupo per i prossimi impegni. Grazie, credo.